Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Oggi signori siamo qua tornati in un nuovo video della catena Altore con la Ternana. Per oggi signori giocheremo 3-4 partite più o meno, faremo più partite al video così verranno un po' più lunghe e più che altro un po' più divertenti. Oggi sfidiamo appunto Lecce, partita complicata, però che comunque si può fare insomma. Capito formazione, direi. Raul Moro confermato, non faccio giocare Partito perché sta facendo schifo, quindi forse un po' penalizzato dal modulo, non lo so, ma non mi sta piacendo per niente. Metto Ado poi in panchina perché veramente è uno che serve. Poi Clerc di nuovo esterno con la McBanda che gioca al posto di Caicedo, che si siede in panchina. Faccio giocare Danjo a centrocampo. Oggi ritorno il Koulibaly. Fuori anche Liam Beom, gioca a doppio in difesa. E dai, questa è la formazione. Ah, aspetta, controllo solo se ho messo tutti in panchina al posto corretto. Vediamo un po'. Sì, ok. Partita contro il Lecce. Ok, signori, ci siamo. Tutto pronto per Lecce Ternana, ragazzi. Non possiamo sbagliare perché abbiamo già tanti punti dalla prima e dalla seconda. C'è anche Doig. Banda lo serve male, non so se sentirà la pressione contro la sua ex squadra. Banda prova a rimediare l'errore. Occhio al Lecce che fa una bellissima giocata. Occhio qua di Francesco, il cross. Moro cosa ha preso? Rimane lì. Occhio al Lecce subito che partiva meglio di noi. Attenzione, liberiamo sta maledetta palla. Stecchiamoli, non adesso, non adesso! Moro! Cosa ha preso? Una parata forse la più bella di Luca Moro. Gli faremo uno speciale, l'ho detto, l'ho detto. No, zio Guadagno, può partire in contropiede, non ci riesce. Listowski, bravissimo Danjo, recupera con il pallone. Danjo, c'è anche Clerc, servito il numero 7. Clerc. Frena, Clerc, la palla questa per Paolo Azzi, che può salire molto bene. Azzi, di cross, dentro per Romano. Palla è buona per Donnarumma, il nostro ex, Donnarumma! E Moro dice che lui è più forte di Alfredo Donnarumma, che con noi faceva schifo, e con lei ci sembra diventato... non so chi è, se qua il cross, il colpo di testa di Paolo Azza a liberare, poi Danjo può ripartire. Danjo sbaglia il pallone per la McBanda, poi Bjorkengen per il pallone. Occhio a Lecce, occhio, attenzione al cross, grande chiusura di Diakité. Poi Banda, bravo qua, Banda allarga per Azzi, colpo di testa per Cissé, occhio ad Hassan, Cissé, anche lui gioca contro le sue squadre, la palla per Banda, Banda, Banda! Che tiro, schifoso Banda, che tiro, mamma mia, mettersi le mani nei capelli, guarda. Il cross messo dentro, liberiamo tutto. Occhio, ancora, Lecce, occhio, bravissimo Diakité, attenzione, a loro! Rete, 1-0, il Lecce passa in vantaggio. Al minuto numero 44, è un momento no, di Francesco, 1-0, è una crisi. Primo cambio che faccio, è fuori Adopo perché è stanco, morto, ci metto dentro Liam Beom, dentro anche Caicedo al posto di Clerc, questi sono i miei due cambi, vediamo un po' cosa accadrà nel secondo tempo. Si deve per Raul Moro per D'Angelo, D'Angelo, ancora lui, D'Angelo per Cissé per D'Angelo, D'Angelo, conclusione! Obeaun, gran parata. Corner. D'Angelo, il cross, colpo di testa, poi Raul Moro, ancora lui fermato, molto bene. Poi Diakité per il pallone di prima, occhio! Ferma tutto Samek, che la dà bene al suo compagno, occhio a Lecce, che può andare. Che può distendersi con Di Francesco, è in ritardo Paolo Azzi che prova a fermarlo, non ci riesce. Però vale per Donnarumma, Diakité lo conosce bene. Attenzione qua, il cross dentro l'area di rigore, ancora Lecce con Samek dall'altra parte, bello l'appoggio Moro, ci hanno graziato qui. Falletti può andare, Falletti,
Falletti, Raul Moro, c'è anche Falletti, grande palla di Raul Moro, Falletti, Falletti, Falletti contro Baschirotto, Falletti, non ci credo mai, no, ma dovevo per forza farlo, Diakite, Diakite, sbah, peccato, dovevi crederci di più, dovevi crederci di più, e la gran palla Doig in ritardo su Listowski, 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 grande recupero di Doig, che sbaglia, un passaggio semplicissimo, Jean-André, occhio a Lecce, occhio! Dai, ma non è possibile, non è possibile. No, ragazzi, non si può giocare così. No, sveglia. No, non si può giocare in questo modo. No. Ma che? Ma peggio dell'anno scorso. Ma peggio dell'anno scorso. Sveglia. Ragazzi, siamo undicesimi. 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 Ma veramente. Ma vergogniamoci, ragazzi. Cioè, perché erano primi. Ma abbiamo perso la maniera ridicola, non abbiamo fatto un cacchio! Niente ragazzi, niente! Vergognatevi, tutti, tutti. Perché dovete tirare fuori le palle, quelle che adesso non ci state mettendo da almeno un mese, se non di più. Dalla partita contro l'Empoli è iniziata la crisi purtroppo. Però siamo partiti contro il Cosenza. Veramente un dentro fuori probabilmente, perché siamo dodicesimi. Si va. Cambi. Moro. Doig fa fatica, non sta giocando nelle sue migliori condizioni dentro Celli. Diakite confermato. Dentro Danjo. Azzi può giocare. Banda a destra, Palumbo. Clerc che non gioca, gioca Falletti. Gioca Caicedo, gioca stavolta Partipiro. E fuori Cisè, dentro. Ancora Raul Moro, che lo voglio provare, ripeto, devi guadagnare lucidità Raul Moro. Quindi più lo proviamo meglio è, secondo me. Detto questo ragazzi, questa è la formazione contro i Cosenza. Ok signori, ci siamo, tutto pronto. Allo stadio Liberati di Terni, Ternana, Cosenza. Grazie qui, ok, bravissimo Raul Moro qui. Attenzione Palumbo, Palumbo, Raul Moro, c'è anche Palumbo. Attenzione Palumbo per Banda, 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 Banda. Palla dentro! E siamo subito in vantaggio! La rete è di Partipiro! Al settimo minuto! Lo mettiamo titolare! E segna il gol del vantaggio! 1-0! Grande! Azione della Ternana dopo una palla persa! Bel gol di Partipiro! 1-0! Si fa trovare pronto! Forse meriterebbe un po' di spazio, però non mi stava piacendo come stavo giocando. Raul Moro, Raul Moro per Partipiro! Partipiro sbaglia, sbaglia Partipiro, errore evitabile. Sei qua D'Urso, 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 palla buona, attenzione ancora D'Urso, bravissimo di Achete ad anticipare tutti. Poi Palumbo per Falletti, 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 va, Falletti, Falletti, bella palla per Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro, la bella parata del portiere al Cosenza, calcio d'angolo, Palumbo dalla bandierina, il cross. E il colpo di testa di Banda e tiro! La Ternana va vicino al 2-0 con Paolo Azzi. Mamma mia, grande chiusura di un giocatore Cosenza. Partipiro, ancora lui dalla maglia. Il cross per Palumbo. Non ha portato però a esiti positivi. Ancora Partipiro, la rimette in mezzo per Raul Moro. Niente. Prova a recuperare un pallone, ci riusciamo con un Daggio che si è catapultato. Occhio. Falletti, bravo. Era complimenti al giocatore del Cosenza per recuperare il pallone, ma dobbiamo fare. Caicedo per Celli. Caicedo, ancora lui, Caicedo, 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 Caicedo. Il cross per Olmaro! Che cosa aveva fatto? Se entrava veniva giù lo stadio, ma prima Giulio proprio, che cosa ha fatto? Questo era il gol dell'anno, questo era il gol dell'anno. Palumbo, se va il cross messo dentro per D'Angelo, ma bravo il portiere Cosenza. Se entrava Raul Moro ti baciavo. Banda, banda per Raul Moro, che sta giocando un'ottima partita. Partipiro, appoggio per Celli, ancora Partipiro, Partipiro, Partipiro per Falletti, non dovevi fare questo ma va bene comunque, adesso qua, a Celli, il cross è per il colpo di niente di Caicedo, che si è visto molto poco oggi, anzi qua al Cosenza, non stiamo concedendo niente, stiamo facendo un'ottima partita,
Occhio, Palumbo, Falletti. Il pallone era al Moro ancora per Palumbo, 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 appoggia per Falletti! Lai, il calcio d'angolo, deve essere una punizione molto molto invitante. Attese qua Cosenza, non concediamo, attesa si di me, si di me, si di me, si di Becelli! Cosa ha preso? Quanto è forte sto terzino, mamma mia! Attenzione qua ancora al loro palla alta, rischio nell'ultimo minuto di recupero. Ternana 1 Cosenza 0, questo è l'importante. Gran chiusura di Celli che salva quasi un gol, no, forse un po' esagerato, ma Celli ci ha messo una pezza. Bravo il nostro terzino che nella realtà si è trasferito sul Tirol, in bocca al lupo. Celli alza qui, parti Pino, c'è anche Rol Moro, posizione regolare, Rol Moro, uno contro uno, Rol Moro, 2-0, Rol Moro, uno contro uno, fa la rete del gol 0, strameritata, e la Ternana è in doppio vantaggio, sta ritornando, Rol Moro is back, Rol Moro is back, banda, la voleva per Falletti, occhio, Falletti, c'è anche che sei dall'altra parte, anzi le banda, 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 non la chiude, non la chiude. Bravi però ragazzi, però il Moro non esce, la palla non passa. Celli, altro colpo di testa a cercare Falletti, che la dà a Raul Moro! Lai, strepitoso, un effetto positivo, perché recupera subito il pallone. Attenzione qua, ah, banda, 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 banda. Attenzione al cross, dentro per Partipiro, che non riesce a metterla dentro. Medaglia Cani non entra. Ancora calcio d'angolo, perso il conto, i quadri abbiamo battuto, il colpo di testa, Rol Moro la mette giù, Rol Moro, ah! Palla persa, la prima fosse forse la prima palla persa a Rol Moro, che potrebbe pesare molto, se qua, a Wilton, Wilton, appoggia molto bene, lancia forse un po' in ritardo qui, non facciamo fallo, attenzione, e il tiro, rete, 2-1, tutto parte da quella palla persa da Rol Moro, peccato, è il primo errore che fa, ci può stare. Però hanno fatto una gran ripartenza, ragazzi. Va bene anche vincere 2-1. Se qua Caicedo, Caicedo non si è mai visto, forse il peggiore in campo. Se qua bravissimo Rol Moro. Attenzione qua, la banda che appoggia a Palumbo. Palumbo! Stavo già esultando, calcio d'angolo. Fischiamoli, bravissimo qua Falletti. A recuperare un ottimo pallone. C'è qua Rol Moro, che appoggia Sisè, 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 Sisè. Dai, ancora lui. Entro Clerc, per dare un po' di fiato a Falletti, che ha speso molto. Palumbo, Partipiro, bella giocata, Partipiro. La mette dentro Verdangelo, che non riesce a fare gol. Occhio a Cosenza di contropiede, occhio, occhio, difendiamo, 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 non riusciamo a staccarlo. Attenzione, occhio, occhio all'apertura, novantesimo, novantesimo sul cronometro, occhio ancora, bravissimo qui Celli, che deve fare solamente una cosa e la fa ottimamente. Bravissimo Celli, hai spazzato la maniera migliore del mondo. Attenzione qua Rol Moro, grande appoggio per Partipiro, possiamo chiuderla, possiamo chiuderla. Partipiro, Partipiro, il cross dentro. Attenzione qua Sisè, Sisè, colpo di testa per Rol Moro. Niente Clerc, ancora lui. Palla bella per Palumbo, 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 defilato. Dai, ancora corner, sesto minuto di recupero. Spingiamo come dei draghi. Clerc, attenzione al cross dentro. Niente. Ancora noi, all'ottavo minuto di recupero, vinciamo contro il Cosenza facendo una grandissima prestazione. 2-1, non dobbiamo concedere troppe ripartenze, ma hanno fatto due tiri in porta, miglior partita stagionale. Vediamo un po', il Bari ha pareggiato bene, così rallenta un po', tre punti che ci fanno un po' respirare, ma non è il momento per parlare di uscita dalla crisi, assolutamente no. Detto questo, altra partita contro chi siamo? Contro il Brescia, Cagliari, poi Spezia e Perugia. Novembre abbastanza tosto. Guarda appunto contro il Brescia, anche questa partita che è molto importante per noi e che dobbiamo assolutamente vincere. Noi abbiamo 2 punti in più di loro. Allora, formazione. Diakite, ottima partita. Liam Beom stavolta gioca, nonostante la gran prova di D'Angelo. Doig gioca, Azzi turno di riposo, gioca da quella parte ancora Celli. Banda gioca, Palumbo gioca, Clerc ritorna dal primo minuto, Caicedo
Caicedo, di nuovo in panchina, ci metto D'Angelo. Parti Pirlo, confermato, e Raul Moro, sempre lì avanti, che ha giocato ancora una volta molto molto bene. Facciamo così. Ok. Quindi in panchina Cissé al posto di Bellini. Ok signori, questa è la squadra partita contro il Brescia. Ok signori, ci siamo, tutto pronto per Brescia Ternana. Si va per Raul Moro. Attenzione qua, gran triangolo. Fa partire Raul Moro. Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro. Poteva fare meglio, potevo fare meglio. Calcio d'angolo. Ho cercato di piazzarla, ma Palumbo li cross per Celli che la mette dentro. Nulla, nulla di fatto. Occhio qui, bravissimo Clerc, bravissimo. Attenzione a Palumbo, Palumbo, il cross dentro. È un tiraccio di banda. Aiuta a parare Lezzerini. Oh, colpo di testa, Moreo, D'Angelo non lo riesce a stendere. Occhio ancora al Brescia. Il cross dentro Moro. Gran parata di Moro, che fa una parata sensazionale. Viviani, ancora nel cross, poi Edmund in qualche modo di Diakite libera l'aria. Vedangelo, attenzione qua Banda che non riesce a ripartire, sarebbe stata una grande ripartenza quella di Lamek Banda, che si è un po' spento nelle ultime due partite. Qua grande palla dentro, deviazione, poi Ambeom così così e poi spaziamo l'aria. Partipiro, colpo di testa per D'Angelo. D'Angelo, Angelo per Partipiro, 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 finta, Partipiro, c'è anche Banda, servito, Banda, Banda, il cross per D'Angelo di prima, Lezzerini, dovevamo gestirla meglio, devo fare forse un, devo caricare il tiro forse con Partipiro, ma occhio, ancora il Brescia, attenzione, quando è lui, palla dentro, Moro, ma che è sto portiere, io un portiere così forte in una carriera non l'ho mai avuto, mai, cioè, ma quante parate ha fatto, cioè, ma io voglio la compilation. Anzi qua occhio, non facciamo fallo, siamo dei matti ragazzi, siamo dei matti. Occhio ancora al Brescia, cos'è, non è niente, mamma mia, abbiamo questo rigore. Gran, ancora grande parata di Luca Moro. Se qua il cross, ha segnato il Brescia al 36esimo, la sblocca il Brescia con il gol realizzato da Moreo, 1-0. Meritato, perché noi avevamo iniziato male, ma serve assolutamente di più. Clerc sbaglia tutto, ma poi recupera. Palumbo a cercare Raul Moro. Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro. Ci ha provato, bravo Raul Moro, bravo. Avviso di Viviani per bande 2. Quante lui, quante lui, quante lui. Occhio, grande palla questa, molto interessante Moro. Calcio d'angolo. Primi 45 minuti, Brescia semi-dominante. Viviani, il cross, colpo di testa, liberare, non prendiamolo adesso, non prendiamolo adesso, non prendiamolo adesso, non prendiamolo adesso, deviazione. E ancora corner, e ancora corner, l'albero è finita la partita. Se Viviani, il cross. Il colpo di testa, bravo di Ambeom, D'Angelo, spazza via. Finisce qua il primo tempo. Brescia 1, Ternana 0. Risultato ampiamente meritato dal Brescia. Voglio fare un cambio perché qualcosa che non va dentro, che è Caicedo, fuori Clerc. Primo cambio della partita. Si riparte all'1-0 Brescia. Angelo. Se no il suo primo gol con la Ternana proprio in questo stadio. Tra due è molto molto buona questa parte. Pirlo, bella palla per Raul Moro, Raul Moro, Raul Moro, è 1-1, il capocannoniere di questa squadra è proprio lui, Raul Moro. Non so se è vero, se è il capocannoniere, ma sta segnando come un drago ultimamente. Grande gol di Raul Moro, ma che intesa c'è tra parte Pirlo e Raul Moro. Occhio a Cissé che rischia di perdere il posto, è veramente piccino piccino, sembra un bambino. Grazie qua, bravo Celli a recuperare il pallone. Celli, anche oggi molto ordinato. D'Angelo per Doig. 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 Grazie qua, Raul Moro, ho sbagliato l'appoggio. Sbagliato l'appoggio, occhio qui che siamo scoperti, che Doig è salito troppo. Ma c'è di Ambeom con una chiusura strepitosa. Cambio, 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 cambio perché ne ho bisogno. Fuori Partipio, che ha giocato un'ottima partita, ma dentro a San Siger.
No, anzi no, io le palle, io le palle. Dentro Benaglia Tani. L'ho detto, ragazzi. L'ho detto. Ditemi che non credo ai giovani. Ditemi. Che vabbè, l'overall su sto gioco importa poco, però, insomma. Quando è lui. Le palle per Aie, Aie per Ward. Attenzione qua al buco. Guarda. Oh, l'uomo. Nella nostra fase migliore della partita. Brescia 2. Ternana 1. 2-1. Gol di Moreo. Adesso la partita tosta, decisamente. Moro messo a terra, non è fallo, vergognatevi di steccare il mio amato Roy Moro. Bravissimo però Diakité. Vale, fallo per Benaglia Tani. Moro, ah, qui non è riuscito a fare quello che volevo. D'Angelo, gran intervento. Roy Moro, Roy Moro, Roy Moro, Roy Moro, Roy Moro, Roy Moro. Appoggia molto bene per Azzi, che è appena entrato. Azzi, povero Azzi, Azzi, Azzi. No, che appoggio ridicolo, Paolo Azzi. Anche lui può fare qualcosina in più. Attenzione. Occhio a Moreo. Moreo, Moreo, Moreo. Grande palla in verticale. Diakité non riesce a fermarlo. Dai, ma però dai. Ma non riusciamo a vincere una partita contro una squadra forte. Non c'ho parole. No, ho sbagliato io. Ne avrei. Dai, ma che sfiga. Dai, ma eravamo in partita. Eravamo in partita. Eravamo in partita, forse dovevo togliere al Moro. C'ho parole. Non c'ho parole. Veramente io non c'ho parole. Cioè, una partita sì, tre no. Cioè, incredibile questo. Roy Moro, bello per Benaglia Tani. C'è Roy Moro che scatta in profondità. Roy Moro, Roy Moro, Roy Moro. Non normale, secondo. Se la facevamo. Ragazzi. Purtroppo è così, ragazzi. Se qua. Banda, rientra. Allora vada per gli Ambeom. Occhio, Se era il Moro lo metteva, dovevo togliere il Moro, lo sapevo. Era cotto, era cotto, era cotto. Non facciamo fallo adesso perché non ha minimamente senso. Non ha minimamente senso. Enjoy. Dentro Diakité fa una grandissima chiusura. Occhio. Moro. Non serve a niente. Avevamo una piccola speranza forse con se la palla fosse entrata. 3-1. Beh ragazzi, ma queste sono sconfitte che pesano. Sono sconfitte che pesano. Noi avevamo manco giocato male ragazzi, cioè, però loro hanno meritato. Lecce per fortuna si ferma, anche il Benevento si ferma, questo è molto importante per noi, ma purtroppo la crisi, cioè, è ancora presente, purtroppo, perché siamo ancora 12esimi e siamo a meno 4, mamma mia, tantissimo meno 4. E a meno 10 dalla prima. No, che è meno 10. Meno 14 ragazzi. L'Empoli deve giocare, quello è il problema. E anche l'Ascoli deve giocare, mamma mia. Ragazzi, peccato. Detto questo, signori, questo video finisce qui. No, scherzo, scherzo. Partita contro il Cagliari, partita fondamentale per noi. Vediamo un po' che informazione però possiamo mettere in campo. Allora, direi partipilo trequartista dentro. Raul Moro al posto di Clerc, ok, va bene. Poi dentro anche Koulibaly al posto di Palumbo. Da quella parte magari Ponce al posto di Doig, ok. Anche no, no, mettiamo Corrado, va, che è meglio. E vabbè, portiamo ovviamente Doig in panchina, così come Clerc. Clerc mettiamo al posto però di Bellini. Detto questo, signori, questa è la formazione. Noi ci vediamo in campo. Ok signori, ci siamo, tutto pronto. Ternana, Cagliari, si va. Palla in mano per Baui. Baui per Luvumbo, attenzione si lo do Luvumbo. Palla per Baui. Baui, Baui, Baui per Luvumbo. Luvumbo rimane lì, occhio Moro, attenzione. Mamma mia, questa cosa io non ne posso più, basta. Non è possibile. Cioè guardate qui, tiro di Luvumbo, cioè incredibile. Mondo st Moro stende il suo difensore. Io sta cosa. Cioè, è incredibile. È incredibile quanto ci facciamo gol da soli. Zappa, Baui, Baui, grande palla per Rog. Long per Luvumbo, 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 Luvumbo. Fermata di Akite Calcio. Calcio di rigore per il Cagliari. Fallo di Akite, anzi no, di Liam Beom. Sul sito Luvumbo.
Calcio rigore, partirà con Gaston Pereira, parte Gonzalo Pereira, Mauro! Mauro in calcio d'angolo! Gaston Pereira sbaglia il calcio rigore con una parata di Mauro, ma che rigoraccio, occhio però, okay. Ieri non facevo cavolate, occhio okay, Mancoso al 5, Mancoso palla dentro, interessante Mauro! Finisce qua il primo tempo, Ternana 1, scusate, Ternana 0, Cagliari 1. Partipilo, valui, partipilo, attenzione qua, partipilo, partepelo! E la Ternana trova il gol del pareggio con Anthony, partipilo, che fa un grandissimo gol. No, anche se il portiere del Cagliari è colpevole. Grande sinistro partipilo, ma il portiere del Cagliari sbaglia tutto. Corrado, attenzione qua, Corrado, quella palla per Sisè, Moro, attenzione a Raul Moro, il tiro, attenzione rimane lì però, di che spazza via, occhio a Sisè, colpo di testa per Caicedo, esplode sinistro Radulovic in calcio d'angolo, occasione per la Ternana, partipiro per Caicedo, per sua volta partipiro, beve Moro, servito Raul Moro che l'ha data a San Sisè, Sisè per Banda Radunovic, poi si sei sulla linea del difensore quasi. Si fa il colpo di testa. Altro colpo di testa è partito. La palla per Koulibaly. Koulibaly per Caicedo. Caicedo 2-1. La Ternana segna all'86esimo con Deiber. Caicedo, questo è un grandissimo gol. È un grandissimo gol quasi dal limite dell'area. Ternana 2, Cagliari 1. Che gol, Koulibaly. Palla molto buona per Caicedo che segna la rete dal 2 a 1, signori. Grande, grande gol questo. Grande gol. Ternana 2, Cagliari 1. Ultimi giri di lancetti. Occhio qua, Cagliari. Baudouin. Fermato molto bene. Tacco per Rog. Liambeom. Poi rimane lì ancora Liambeom. Niente. Poi c'è Azzi la spazza via e finisce qui. Ternana 2, Cagliari 1. Vittoria molto importante, molto preziosa. E concludiamo in vil bellezza, signori. Vinciamo una partita fondamentale contro un Cagliari che non ha fatto quasi niente. Detto ciò, ragazzi, like, iscrivetevi, campanella, condividete questo video con tutti i vostri amici e state sempre aggiornati sul mio canale. In classifica siamo per ora al decimo posto, siamo a 4 punti dai playoff, quindi la situazione non è drammatica, però serve ovviamente qualcosa in più. Ciao, ragazzi.